Allora, poi daremo appuntamento anche fuori agli animatori, a Mizzi, Leonardo, Giusva, Miss Linda, agli altri. Allora, il compito di iniziarci i nostri obiettivi abbiamo voluto affidarlo a uno dei più grandi one man show italiano, che ha voluto farci questo regalo e ha accettato questo compito e fa parte anche della grande famiglia del Padova Pride Village. È un po' difficile presentarlo, mi verrebbe da definirlo geniale, sottile, ironico, pungente, divertente, ma soprattutto irresistibilmente irriverente, il grande Piero Chiambretti! Di Padova, è la mia prima volta, ci tengo a dire che non sono una lesbica, ma da grande vorrei diventarlo, quindi c'è tempo anche per me. Come ho letto in questo libro, di cui parleremo diffusamente tra qualche minuto, c'è un prima e c'è un dopo in un gay. Io sono ancora nel prima, ma potrei andare nel dopo. Lei è già nel dopo? Da mo'. Benissimo, allora noi ringraziamo lei che ha ringraziato tutti. Solitamente nelle manifestazioni, le altre, ci si ringrazia solo alla fine, noi lo facciamo all'inizio. Due volte, rigorosamente. Siamo migliori, grazie mille. Grazie Piero. Grazie. Allora, intanto devo dire che è una scenografia come poche se ne vedono. Abbiamo risparmiato sulla luce, a Padova è già successo anche nel calcio, io sono del Torino, qualcuno saprà di cosa sto parlando, e lo so, però sappiamo com'è andata, mi hanno dato i 3 punti e anche la bolletta da pagare. Va bene, allora questa signora la riconoscerete senz'altro, è la signora Maionchi, la mia valletta, anzi la mia villetta bifamiliare. E in questa serata, che è a metà tra uno spettacolo e un talk show, sarà un opinionista che potrà intervenire in qualunque momento vorrà durante la chiacchierata che faremo con un ospite che è stato ampiamente citato dall'assessore. Parliamo di un libro che, oltre a essere appunto uno scritto importante, è uno spunto che ci permette di parlare della condizione dei gay in Italia e non solo. È una biografia questo libro, che io ho letto dalla prima all'ultima riga, ho preso anche degli appunti, che mi ha particolarmente sorpreso e mi permetterà quindi di fare delle domande, anche domande che evidentemente un non gay, cioè un etero, può fare perché non ha chiara la situazione. Farei salire questa signora ricordando che è nata ad Avezzano, che poi sta là, dove è nato anche Bruno Vespa, purtroppo, ma cosa più importante, è nata il 4 luglio, che è lo stesso giorno di nascita di Garibaldi, noto gay, se ne fate mille. Allora, farei salire con un grande applauso la signora Paola Concia, guarda che figa! Vediamo anche il microfono, signora Concia. Guten Abend. Guten Abend. Ecco qua, si accomodi. Io è la prima volta che la vedo da vicino e devo dire che lei è ancora una gragnocca. Male. Mi fa piacere aver letto il libro perché io... Spero che non ha detto tutta... cosa sprecata, no? No, io la sua scelta l'ho molto apprezzata e adesso ne parleremo. Si accomodi, tutto ben di Dio sprecato, dice sempre un mio amico. Ma in effetti lei è veramente... Ma non si spreca niente.
nella vita non si spreca niente. Allora, questo libro, che ha già un titolo tutto curioso, La vera storia dei miei capelli bianchi, non è un trattato sulla tintura dei capelli, no? Immagino, no. Non è un libro sulla tricologia. Non è un libro sulla tricologia, ma è un libro sulla sua vita, sui suoi primi 40 anni, diciamo. Lei è del 63, giusto per non dirlo, e quindi ha quasi 50 anni, una vecchia gallina. Vabbè, comunque non ha importanza, però gli porta molto bene. Ricordo che è laureata in scienze motorie ed è una tennista sopraffina, conosciuta per la sua attività di parlamentare, che fa da diversi anni, quanti? Solo quattro. Però si è interessata di politica già da quel dì. Sì. Diciamo che già in famiglia lei aveva un democristiano. Come no, mio padre e mia madre erano dell'Azione Cattolica. Ma è per questo che lei, appena andata a scuola, si è fidanzata con una suora? Ci racconti un attimo, perché siamo anche morbosi. Prego. Sì. No, io non mi sono fidanzata con una suora. Sì, però ha avuto una storiella. Diciamo. No, non è vero, io lo specifico nel libro che non c'è stata, però la storia, la suora era bellissima, cioè aveva 20 anni e aveva già capito che io ero una donna libera. Poi purtroppo è stata un anno solo, questo è stato il dramma, che la suora, quella suora lì è stata un anno solo. Sì, è stato un anno solo. Lei ha scritto questo libro insieme a Teresa Meli, che è una giornalista del Corriere della Sera, sì, che è stata anche la sua testimone di nozze. Sì. Perché lei è sposata adesso, sì, con una tedesca. Certo, ormai... questo ho detto, è parlato in tedesco sperando di metterle paura, ma mi pare. No, assolutamente. Tra l'altro questa moglie o marito, scusi? Moglie. Quindi lei è il marito della coppia? No, moglie anch'io. Ah, due mogli. Ecco, dicevo, sua moglie è qua ed è Riccarda. Sì, ecco. La possiamo vedere, perché nel libro si parla, si può far vedere, signora Riccarda. Ci vuole venire, così ci siamo tutti. Molto bella, molto bella. Qui ci sono l'unica tedesca applaudita, diciamo, in Italia in questo momento. Sì. Cioè, è l'unica tedesca a cui viene fatto un applauso. Ma la Merkel è una lesbica? No. Possibile. Lei parla molto bene l'italiano da quando conosce Paola, o lo conosceva già l'italiano? No, ho imparato. Ho letto dal libro che è stato un colpo di fulmine tra di voi durante una serata di sport. Ci può spiegare l'incontro con Riccarda, per cortesia, Paola? Sì, io ero presidente, prima di diventare parlamentare, ero presidente di un'azienda pubblica che si occupava di sport, la GESport, la Regione Lazio, e avevo organizzato un grande evento europeo di tutti gli sportivi omosessuali d'Europa, di questa federazione degli sportivi omosessuali d'Europa, forse qualcuno lo conosce, e lei era una delegata, e quindi io, sì, appena l'ho vista ho detto, ma questa chi è? È stato un colpo di fulmine. È stato assolutamente un colpo di fulmine. E come dice nel libro, vi siete subito, come dire, amate, siete andate a casa e avete fatto l'amore per dry tag continuamente per un tot di giorni. Alla faccia, hai visto? Complimenti.